D'estate mangiamo tutti molto volentieri piatti freddi e leggeri, però attenzione ad apportare tutti i nutrienti di cui l'organismo ha bisogno. Per questo oggi vorrei suggerirvi un'insalata di fagiolini come non l'avete mai vista. Seguite la ricetta. Allora ragazzi, la preparazione di questa ricetta è davvero molto molto semplice, quindi vi consiglio di copiare l'accostamento di ingredienti che ho scelto per realizzare questa particolare insalata di fagiolini. Fagiolini che rappresentano ovviamente l'ingrediente protagonista della nostra ricetta. Vi consiglio di cuocere i fagiolini a vapore oppure con un goccino di acqua. Non lessateli, altrimenti l'acqua porta via, quindi lava tutte le vitamine e i sali minerali presenti all'interno della nostra verdura. E questi sono a posto, li mettiamo da parte. Che cosa ho scelto per la nostra insalata? Ho scelto del formaggio feta, delle olive nere, pomodorini, noci, fichi e un po' di basilico. Quindi dopo aver ben lavato i pomodorini li taglio a rondelline. Dunque versiamo i nostri pomodorini all'interno. Poi prendiamo i nostri fichi, dopo averli ben lavati ovviamente, e li tagliamo a spicchi oppure a fettine, come preferite. Tritiamo anche le noci, quindi mettiamo anche una parte un po' croccante, quindi frutta secca. Invece le noci ovviamente potete mettere anche dei pinoli oppure delle nocciole, delle mandorle. Potete addirittura decidere di tostare la frutta secca per esaltarne l'aroma. Adesso con le mani spezzettiamo il basilico, aromatizziamo la nostra insalata di fagiolini. Potete arricchirla con delle patate bollite per fare un piatto un po' più corposo, oppure potete anche aggiungerci del tonno, quindi in realtà realizzerete un bel piatto completo. Olive nere. Condiamo il tutto con dell'olio extravergine di oliva. Se vi piace potete anche aggiungere del succo di limone oppure del lime o addirittura un goccino di aceto balsamico. Ci mettiamo del sale, perché i fagiolini li ho cotti senza aggiunta di sale, e anche un po' di pepe, senza esagerare. Insaporiamo e alla fine serviamo con dei dadini di formaggio feta. Ragazzi, ecco qua, l'insalata di fagiolini è pronta per essere servita. Potete utilizzarla anche come base per condire insalate di riso e insalate di pasta. O addirittura, adesso vi do un suggerimento super, potete sfruttarla per insaporire, o meglio, imbottire le vostre piadine preferite. Da Alice My Personal Trainer è tutto, ricordatevi di mettervi un bel mi piace se avete apprezzato il video. Io vi aspetto sempre qui alla prossima ricetta. Ciao!